Ciao a tutti, sono Monica Bellin e vi accolgo a casa mia, dove vivo con i miei 4 figli maschi, un marito e la celiachia, una patologia che mi accompagna da 10 anni e che mi ha dato l'occasione di aprire un blog dove condivido ricette e consigli senza glutine. Siete pronti ad entrare nel mio mondo gluten free? Andiamo a cucinare la seconda torta senza glutine. Lo sapete cosa sono le contaminazioni di glutine? Sono minuscole tracce di glutine nell'alimento del celiaco. Basta una piccola contaminazione a far star male e a creare danno alla salute del celiaco. Quindi, se avete un ospite celiaco, non diventate matti a preparare cibi misti. Preparate per tutti le stesse ricette in modo da rischiare il meno possibile. Basta di pulizia e organizzazione e il gioco è fatto per mangiare tutti insieme senza rischi. Oggi facciamo la nostra seconda ricetta di Natale senza glutine ed è un dolce molto ricco nel gusto per gli amanti del cioccolato, senza farine e senza lievito. Per preparare la nostra torta al cioccolato senza glutine serviranno nocciole e mandorle che faremo diventare polvere, del burro, del cacao amaro in polvere, delle uova, lo zucchero di canna, il cioccolato fondente e per decorare ribes, rosmarino e del semplice zucchero a velo. Prendiamo le nostre nocciole e le nostre mandorle e andiamo a frullarle per farle diventare farina. Andiamo a inserire in una ciotola capiente le nostre mandorle e nocciole frullate. E adesso frulliamo il cioccolato fondente. Abbiamo frullato la nostra cioccolata fondente, vi raccomando, deve essere cioccolata fondente senza glutine, quindi deve riportare proprio la dicitura senza glutine o la spiga barrata. Nella ciotola dove abbiamo frullato le mandorle, le nocciole e il cioccolato fondente andremo ad unire il burro sciolto, lo zucchero di canna, il cacao amaro in polvere e 6 tuorli d'uovo. Nel frattempo andremo a montare a neve nella planetaria i 6 albumi. Fase, se volete rafforzare un po' il sapore, potete unire l'aroma di mandorla. Adesso che abbiamo finito di preparare il nostro composto, imburriamo lo stampo del dolce. Potete realizzare questo dolce anche in uno stampo da plum cake. Stampo pronto per andare in forno. Mi raccomando, forno preriscaldato a 180 gradi. Questa torta cuoce circa 40 minuti, ma fate sempre la prova a stecchino dopo i 30. Andiamo! Dolce molto ricco nel gusto, quindi io non lo glasso, ma a chi piace esagerare con la cioccolata potete ricoprire la torta con una ganache al cioccolato. Io preferisco una spolverata abbondante di zucchero a velo. Decoreremo con ribes e qualche rametto di rosmarino. Ovviamente scegliete un piatto signorile, elegante, io scelgo sempre Weissenthal. Ospiti, cosa regaliamo questa volta? Per avvolgerli ancora nel gusto e sapore del cioccolato ho pensato a una ricetta in barattolo, il brownie. Servono pochissimi ingredienti, un vaso capiente, un bigliettino soprattutto dove inserire non solo gli ingredienti che andremo a mettere nel nostro vaso, ma anche quello che dovranno aggiungere a casa per realizzare la torta.
qui pronti a servire la nostra torta al cioccolato, super ricca ed elegante. Io l'abbino con questo spumante, il Pinot Grigio Scriani. E adesso che il nostro dolce è finito, il regalino per gli ospiti è pronto e la mise en place è curata nei minimi dettagli, anzi volevo farvi notare l'eleganza di questi calici Weissenthal e un piccolo consiglio, mettete una marena nello spumante, farete un figurone. Noi ci vediamo alla prossima, vi lascio un piccolo indizio per un ingrediente della ricetta successiva e mi raccomando, scriveteci e state con noi!